Ciao amici, la settimana è iniziata con un freddo polare. Avete visto che mareggiata a Venezia? Sembrava che fossero le rapide del Mississippi. Io ero stata lì qualche giorno prima col bel tempo, per fortuna. Meno male, ti sarebbe servito un super squaletto per tornare a riva. È sicuro, io non amo il freddo, lo sapete, lo dico sempre. In ogni caso, anche chi ama il freddo e sta bene nella stagione invernale potrebbe stare ancora meglio se si desse ogni tanto una bella riscaldata con una bella sudata. Ma io sapevo che così ci si ammala, scusa. Proprio. Ho letto un articolo sui benefici del calore, della sudorazione, e per scaldare il corpo si può fare la sauna fatta in casa. Prima riscaldo molto l'ambiente del bagno, tipo estate tropicale. Poi mi immergo nella vasca o faccio una doccia, ma con l'acqua molto ma molto calda. E anche l'ambiente deve continuare a restare caldo per favorire la sudorazione. Io mi scaldo davvero bene, sudo tanto ed esco dalla vasca o dalla doccia quando sono diventata rossa come un gambero bollito. Ecco che ho ottenuto l'effetto sauna in casa. Mi avvolgo bene nell'accappatoio, ma non esco subito dal bagno, resto a sudare ancora un po'. Poi gradualmente torno a un clima e a una temperatura normale e sto benissimo. Uno studio svolto in Finlandia ha dimostrato che la sauna non serve solo a fare detox attraverso la pelle che suda, ma molto di più. Per 20 anni oltre 2000 uomini di mezza età sono stati monitorati e hanno dimostrato che fare la sauna con una certa regolarità ha tantissimi benefici su cuore, cervello, sistema immunitario e soprattutto migliora l'umore e combatte l'invecchiamento, perché la vasodilatazione ottenuta con il calore migliora la circolazione e l'ossigenazione a livello cerebrale e in tutto il corpo. Squaletto dice che lui si fa la sauna vicino ai vulcani marini, sottomarini, beato lui. Anche per noi questi sono i giorni migliori per darsi una bella riscaldata nell'acqua calda. E oltre a rilassarci, pensiamo a tutti questi benefici, così ci farà ancora meglio. Vi piace l'idea? Allora mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Bene, ora vi ricordo che giovedì 16 novembre, se riesco a collegarmi, farò una diretta live per il mio compleanno dalle 19 alle 20. Chi vuole invece raggiungermi fisicamente per un aperitivo, ci vediamo al Diana Majestic di Milano, così ci salutiamo di persona. Bello, noi ci saremo! Detto questo, vediamo il programma video della settimana. Vi ricordo anche che il modo migliore per vedere tutti i miei video è iscriversi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli. Mercoledì impariamo a difenderci dal freddo con tre suggerimenti stranissimi che le nostre nonne ci hanno tramandato. Sono semplici ma efficacissimi da mettere subito in pratica senza complicarsi la vita. Beh, ogni tanto semplificare un po' la vita ci sta. Giovedì, se ce la faccio, inizio la serie Ask Simona, le mie risposte alle vostre domande nei commenti, perché sono tante, interessanti e possono essere utili a tutti. Venerdì, un'altra delle mie ricettine sfiziose a grande richiesta. Vi farò vedere come fare uno snack salato ma gustosissimo per lasciare sempre più da parte lo zucchero. Sabato, Serena ci tiene in forma con i suoi allenamenti, facili da seguire e subito efficaci, per fortuna. E domenica, siccome novembre è anche il mese della salute della prostata, voglio controbilanciare questo mio video sui 5 migliori cibi per la prostata, descrivendo i 5 peggiori cibi per la prostata e resterete sorpresi. Questo è meglio che non te lo perdi, mangione!
Adesso condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Fateli iscrivere, così insieme facciamo crescere questo canale di salute naturale. Per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Della salute.